Buongiorno, buongiorno, coccodrilli, sì. È venerdì. Eccoci qui, belli carichi col grande Mirko, perché ci sarà una sorpresa. Sorpresona, un gran progetto. Un gran bel progetto, veramente bello. Un piccolo spoiler, vediamo i più curiosi e gli intenditori forse capiranno. Solo che non sarà solo la questione la macchina, ma ci sarà tutta una bellissima cosa dietro che faremo con una macchina, vero Mirko? Correttissimo, assolutamente E sì. questo è l'importante. Sì, è venerdì. Il semaforo rosso, eccolo qui, è tutto rosso di qui. Io veramente mi piatto oggi, ma proprio mi hai deliziato, guarda, sono proprio un cuoco. Sei un Guarda, cuoco a livelli, guardate che mi ha fatto. fa Lo fa vedere? vedere il bistecca. No, no, lo fa vedere? Dai, Guardate che mi ha fatto. dai, dai. Mi tiene a dieta, perché? La sua dieta Perché? Come mi vedi? perché devi sei un po' gonfio. Sono gonfio? Grazie, eh. Guardate che lavoro. Che cuoca. Con quanto amore. Bea, mettila qua sta crosta. Passione Dedizione e voglia, e voglia. soprattutto, Vai, ciao, grazie. I fashion block nuovi. Tu che ne pensi? cerca No? le formiche. Ma ragazza, cerca le formiche. Guardate che lavoro. Vai. Sotto, sopra. Trovata, niente. Ma quanto mi vizi? Da Mamma mia. gintotti di bosco, di Mamma, nero, hai raccolti tu i frucchi di i frucchi i trucchi di i bosco, trucchi di Fosco e Foscolo. Foscolo, Ma che barman! pizza, margherita, No, mi fai sfondo quadrato, sfondo rosso con olive taggiasche delle tasche. perfetto, vado Quelle a sulle tasche. Vai, raccoglierle. vieni qua, dai, che ti aspetto per il brindisi a Arrivo, arrivo. Bari. Per una volta, guardate che fila per il telepass. Io invece prendo il biglietto, lo do alla Zigianna e poi vado. È sempre bello venire a Milano, anche perché ho fatto un sacco di cose, adesso lo vedrete, anche per il video della canzone che verrà girato molto presto, vi farò vedere. E soprattutto anche perché ci sono tanti amici sempre da salutare. Ci siamo visti molto meno per la pandemia e quindi ogni volta che vado sto sempre fino all'ultimo, cerco di stare un po' con la sera. Mi hanno chiesto di rimanere, ma domani, ragazzi, ho deciso che porterò tutta la mia la cancello perché tutta la mia famiglia. Mi si intreccia la lingua, però fa 6 anni di linguistico, quindi mi si intreccia, so fa anche. So fare l'elefante. Comunque ho deciso di portare la mia famiglia a mangiare il pesce a Riccione. Quindi domani sarà bello, sarà una bellissima giornata. Non vedo l'ora, anche se stasera tornerò un po' tardi. Però domani me la godrò a pieno e credo che ve la godrete anche voi, perché ci saranno tante sorprese, tante. Faremo un po' di caciara come al solito, raga. Divertitevi, state bene, affrontate la vita sempre con positività, con carica, energia positiva. Risponda a una domanda simpatica. No, più di uno me l'ha chiesto. Sì, ma hanno bocciato. Sì, raga, mi hanno bocciato un quarto superiore. Io c'avevo, non avevo, volevo smettere di studiare, non ero mai stato uno che, però in classe comunque ero. Attenti, i professori mi volevano bene, quando andavamo fuori in gita ero sempre quello che animava il tutto, quindi mi portavano sempre nel cuore i professori, però non c'avevo voglia di studiare. E in quarta avevo deciso proprio di non aprire più i libri, c'ho ancora tutti incelofanati, non andavo mai a scuola e purtroppo è passato l'anno del coglione, io lo chiamo così l'anno del coglione, però alla fine, no, l'importante è riaddrizzarsi. Cercare di rigare dritto nei limiti del possibile, perché io sono un po' mattarello. Però io penso sempre una cosa: le cose vanno fatte alla giusta età, perché se no dopo uno diventa ridicolo. Quindi
questo è quello che dico, che penso. È successa una cosa che non mi era mai successa. Cioè, là c'è una famiglia che stavano mangiando coi bambini, mi ha riconosciuto e mi hanno detto: no, ti prego, mangia con noi, ti seguiamo sempre con noi. E lì per lì, vabbè, sto mangiando una cotoletta, mi sono messo là e niente, ma dopo non capite cosa è successo. Non è successo un cazzo, raga, non mi si incula nessuno, sto mangiando la cotoletta da solo. Che fa? L'effetto che ha fatto qua. Ho provato a telefonare. Insomma, guardiamo. Due. La storia. C'è il segretario. C'è il segretario, sapete che se sarà fermato a due. Oh no! Donna Maria. Poi che ti natura oggi la Mariadona proprio, Ti sono mancato, no? Oh, oh no! Te l'ho mosco un tondi! No! Ma i capelli mi ha toccato! Che te la tocca? Cazzo me la tocca! No! I capelli mi ha toccato! Ma non sei contento se sono tornato? Sì, sono contento, ma è d'altra ferma! Perché? Come si fa? Manco una puccina posso toccare? No. Che posso toccare? Niente! Che dovrei toccare? Guarda che la bocca sta ferma che le mani. Ma che dovrei toccare? Gli scherzi che le mani sono quelli da villano. Ma che dovrei toccare? Che devo toccare? Niente. Che devo toccare? Ah, un po' di codrilli, tornata alla base. Avete visto come mi aspettavano tutte e due? Avranno chiamato 100 volte perché erano un pensiero. Ma ho trovato un incidente, traffico e sono arrivato un pelino più tardi rispetto al dovuto. E domani una grandissima giornata, perché come ho detto andremo a mangiare fuori e la mia giornata inizierà un po' prima perché mi alleno e vi ringrazio tantissimo per avermi supportato in questi giorni, per avermi mandato sempre dei messaggi fantastici e sono proprio felice. Adesso vado a nanna e ci vediamo domani, mi raccomando, sempre sempre presente e al top.